L'incontro fra gli atleti in città da ogni parte della penisola e il popolo delle carriole, il momento in cui l'Italia abbraccia l'Aquila e condivide le istanze della sua popolazione per la settima domenica, ieri di nuovo appuntamento in Piazza Duomo, dove dopo aver preso gli arnesi da lavoro depositati dentro il tendone bianco, via verso Piazza 9 Martiri, salvo scoprire una volta arrivati che quel meraviglioso angolo del centro cittadino era stato nel frattempo quasi del tutto ripulito da vigili del fuoco e esercito, nessun timore quindi a spostarsi nella vicina e altrettanto incantevole piazza del Sole, o per la toponomastica ufficiale Largo Silvestro dell'Aquila, pullulava di giovani qui un tempo dove l'apertura di una gelateria e la ristrutturazione di un albergo avevano rianimato uno scorcio dimenticato del cuore della città. Lo spirito dei cittadini rimane, nonostante lo scemare della partecipazione, quello di sempre. Io inviterei tutti a venire a Piazza Duomo il mercoledì pomeriggio a portare le idee, qualsiasi esse siano, perché il nostro intento è solo riaprire la città. Il corso riaperto, ma anche vicoli e vicoletti della zona rossa, grazie al nuovo clima di tolleranza delle forze dell'ordine, veniva nel frattempo invaso dai podisti giunti in migliaia da ogni parte d'Italia per partecipare alla corsa della solidarietà, partita dalla Villa Comunale e giunta a Onna. I fondi ricavati dalle quote di iscrizione andranno al comune di Villa Sant'Angelo per l'allestimento di una sala multimediale nel plesso scolastico. Si ricomincia anche da manifestazioni come queste, che possono portare in una giornata di ricordo anche un momento di allegria, di partecipazione. Una gara importante di tanti atleti, ma soprattutto la partecipazione della città dell'Aquila. È una di quelle manifestazioni belle e importanti che servono per tenere accesi i riflettori sull'Aquila. A tagliare per primo il traguardo dopo 10 km di corsa Pasquale Rutigliano, ottima anche la performance del non vedente Andrea Cionna, primatista mondiale nella maratona.